Salve a tutti ragazzi, sono sempre io, Mr. Tyke, e bentornati a questa 30ª puntata di Minecraft con Modpack Vaults. Finalmente 30ª puntata. E vi chiedo scusa un po' per il ritardo di questo video, ma ho deciso di aspettare la mia nuova scheda video. Ho ordinato una Nvidia GeForce GT 610 da 2 GB, proprio per aumentare un po' anche la qualità di Minecraft, visto che comunque avevo distanza normale, un po' di caratteristiche varie, quindi ho deciso di portare tutto al massimo. E quindi ho aspettato un po' questo tempo. Allora, benissimo, allora discorsi come al solito e saluti li facciamo dopo. Passiamo subito all'oggetto in questione di questa puntata. Allora, in questa puntata, visto che ho sempre problemi di energia elettrica, creeremo un nuovo generatore. Questa volta penso che sia di un voltaggio superiore. Non so se già avete capito che cos'è, anche perché ci sono parecchi generatori in questo modpack, ma è il... Sì, ho aperto la chat. Ok, è il Sonal Generator. Allora, Solar. Oh, ok, stesso problema dell'altra volta. Solar. Non è quello, ho sbagliato, ecco, non è il Solar Generator, è l'Advanced Solar Generator. La volta scorsa avevamo fatto il Solar Generator, che ci aiuta perché comunque fa abbastanza corrente col sole, ma non comincia a non bastare. Quindi ho deciso di costruire l'Advanced Solar Generator, proprio perché mi serve abbastanza corrente per i progetti che faremo nelle prossime puntate. Allora, crafting molto semplice, lo ripeto sempre che è molto semplice come crafting, ma questo è abbastanza lungo come crafting. Io ho già craftato 2 solar panel, uno ne abbiamo fuori che abbiamo craftato l'altra volta, e in questa puntata ne craftiamo uno solo, giusto per ricordare come va craftato. Ma l'abbiamo già visto anche nella scorsa puntata. Poi per il resto è semplice, perché ci vanno 2 ricce d'alloy e 3 di ferro, 3 lingotte di ferro. Allora andiamo subito a craftare. Allora, quindi io comunque ragazzi non so come stia venendo il video, quindi non ho proprio idea. Allora, come dicevo, i 2 solar generator già li ho craftati. Craftiamo subito un energy tablet, 3 lingotti d'oro se non mi sbaglio, 4 di redstone, però ce ne vogliono altri 8 di redstone. 8, poi me la tengo dietro, faccio prima 2 lingotti di ferro. Allora, facciamo subito 2 ricce d'alloy. Ragazzi, mi sono ammazzato per trovare tutte queste risorse, perché stavo rimanendo a secco. Ho trovato diamante da tutte le parti, infatti poi vi faccio vedere. E quindi di diamante siamo abbastanza a posto, non di diamanti, per diamanti. Però energy tablet, eccolo qui. Però mi sono ammazzato soprattutto per cercare l'oro, e poi vi faccio vedere due cose che ho scoperto, che forse non ci avevo fatto caso in tutto questo tempo, ma magari voi ci avevate già fatto caso. Allora, 3 lastre di vetro. Voilà. Perfetto. Allora, se mi ricordo, ci vogliono ancora, fammelo vedere, va, per sicurezza. Infatti, 2 enriche da alloy, ancora no. 1 enriche, 3 enriched alloy. Allora, 3 enriched alloy. Tac. Speriamo che mi stia ricordando bene come va fatto. Perfetto, e queste sono le celle, le quali chiama solo il panel, ma sono celle. Allora, poi ci dovrebbero andare altri due ricce d'alloy, sì, eccoli qui. E poi per il resto mi ricordo. Allora, credo. Perfetto, allora, adesso incastriamo i pezzi. Tac, tac. Tac e tac. Voilà, ecco il solar generator, che a farlo così con già tutti i materiali raccolti in miniera è abbastanza semplice. Ma poi dopo per andare a trovare tutti i minerali, a meno che non state lì giorno e notte in miniera, è un po' complicato. Allora andiamo a ricampare l'altro solar generator. Eccolo qui. Oh! Ah sì, ho preso la corrente. E allora giù poi bisogna fare un attimo una modifica all'impianto. Allora, siamo a 4. Perfetto.
Dovrebbe andare questo qua non più a 120 ma a 240, non mi ricordo quant'è, questo è da 120, forse 240 produce questo qua, non lo so. Allora, bisogna produrre, bisogna costruire altri due enrici ed alloy. Diciamo, questo sistema di avere già le materie pronte rispetto alle prime puntate, secondo me è meglio, così almeno ci evitiamo la menata, anche se a qualcuno piace, di andare sempre in miniera. Dovevo fare quelle famose puntate di Mind Day, però sono sommerso dal lavoro. Allora, quindi sto cercando di ritagliare degli spazi per fare i video. Allora, lasciando perdere questi discorsi, allora, finalmente siamo riusciti a fare l'Advanced Solar Generator. Allora, lo togliamo e adesso lo piazziamo fuori al volo, però non lo colleghiamo, perché così almeno ci rendiamo conto di quanta corrente sviluppa. Lo possiamo schiaffare liberamente qui, sì, penso vada bene. Al limite, tanto poi si può spostare. Ecco, però l'uscita della corrente è dall'altro lato. Sembra un fiorellino. Voilà, perfetto, quindi poi qua basta prolungare. Tasto destro, voilà. No, 120, produce 120, quindi va bene tutto quanto. Guarda, questo qua è quanto sta producendo, produce veramente. Produce veloce, produce, quindi per me va bene. Quindi la batteria adesso già è tutta carica. Quanto tiene dentro? 200 kJ, perfetto. Allora, devo fare un attimo una modifica all'impianto, perché poi dopo, se metteremo altri generatori che generano più corrente, dà fastidio. Quindi rompiamo qua. Penso che qua arrivava la corrente, se non sbaglio. Infatti, come immaginavo. Cavi elettrici, sì, ne ho. Allora. Perfetto. Perfetto. Quindi di qua saliamo di nuovo. Tanto l'Energy Cube, diciamo, come detto, non necessita né di trasformatori e non necessita di nulla, non necessita, quindi secondo me è meglio entrarci direttamente. Voilà, perfetto. Quindi entriamo direttamente dal fianco, visto che tutte quante erano entrate e una sola uscita, io dico sfruttiamolo questo sistema che hanno fatto. Voilà. Ta ta ta. Sì, io però perché su non l'ho collegato, dovevo collegarlo, ho sbagliato, ho invertito le cose da non collegare. Vabbè, sì, potrei lasciarlo anche così, sì. Ma no, facciamo così. Tac, qua. Allora andiamo su, colleghiamolo, riscendiamo. Ce l'ho cavi isolati, così almeno magari ci metti cavi isolati là sopra. Vediamo un po', dovrei avere due cavi isolati, se no li isola al volo, tanto ce le ho le palli. Allora, due palli, ce ne abbiamo. Cavi isolati, ragazzi, io non ne vedo. Va bene, isoliamo al volo. Vediamo. Tanto due ce ne servono. Almeno credo. O spero. No, vabbè, sì, per il momento mettiamoli qua, soltanto questi due cavi qui. Ah, ok, va bene, qua. Corrente. Mi sa che non è collegato nel posto giusto. Ah no, deve esserci transito di corrente, se no facciamo come l'altro video che c'è stato 2 ore e poi dopo ci voleva la corrente che marciava. Allora, andiamo giù. Allora. Ah, la battery box è piena. Bene, questa cosa qua mi è nuova. La dobbiamo scaricare in qualche maniera. Dove la scarichiamo? C'ho 3 batterie da caricare. No, sono già cariche. No, non sono cariche. Solo. Boh, allora è un bug. Perfetto, scarichiamo queste 3 batterie al volo. Colleghiamo i generatori da qua. Stack. Da qua corrente non dovrebbe più arrivare. È scollegato. Sì, perfetto, l'ho già scollegato. Per sicurezza rompiamo anche qua. Allora, schiaffiamoci le batterie. Meno. No, più. Ah, forse ne basta una sola. Così almeno poi ce la posso anche rimettere.
Perfetto, da dove sta caricando sto vigliacco? Se facciamo così, non carica più. Perfetto, batteria carica, scarichiamo anche questo qua, perfetto. Allora, piazziamo. Ah, ma c'avevo ancora... Ma che deficiente. Voilà, come ho piazzato già 1000, quindi solo per dirvi quanta energia produce, ragazzi, ne produce veramente tanta. È veramente utile come, molto utile come generatore, infatti adesso non ne produce più teoricamente, infatti, su San False. Perfetto. Bene ragazzi, allora per quanto riguarda la guida, diciamo come al solito, è conclusa. Poi qua rimonto tutto quanto. E niente, adesso passiamo alla parte di Let's Play. Come dicevo, ragazzi, che sono andato in miniera, ho trovato di tutto di più. Adesso vi faccio vedere il diamante. Allora, qua non c'è più niente da farvi vedere. Ah, sì, ecco, ho deciso. Ho deciso, ragazzi, visto che comunque consumava parecchio, la carbonella veniva consumata molto velocemente dal tunnel bore, ho deciso di rimettere a fare anzi, anche se non l'ho mai fatto, il coal coke o il coke coal. sì, per le precedenti puntate, ragazzi, c'è stato questo coke coal, è stato proprio un tormentone, quindi per chi vede queste puntate per la prima volta, dice questo è scemo. No, questa è la parte di Let's Play, diciamo la guida è finita, adesso c'è soltanto il Let's Play, il Let's Play che sto continuando man mano. E quindi dicevo, ho cominciato a rifare il Coal Coke, perché dura di più. Infatti adesso ce lo andiamo anche a mettere, già che ci siamo, visto che avevo trovato parecchio coal, ho detto adesso ce ne metto qua. Allora, volevo rispondere anche a Nicola Dorsi nel frattempo, che mi aveva detto che potevo mettere qua, almeno quanto ho capito Nicola, tu mi stai dicendo di mettere qua il computerino. Vedi? Qua adesso lui mi... ti faccio vedere così almeno dovrei avere la conferma, a meno che non faccia una figuraccia, di quello che ho detto nella scorsa puntata. Quindi, dice qua che il missile silo is empty, quindi è vuoto. Allora, io adesso provo a rompere il cavo. Rompo anche il computerino. Questo lo mettiamo qua. Perfetto. Quindi se io adesso metto qua il computerino, teoricamente mi deve dire Mr. Silo empty. Invece dice not connected. Quindi non è connesso, anche se sta caricando mi fa consumare dell'altra corrente. Quindi, come ti ripeto, da questi due lati non riesce ad agganciarsi il computerino. Può solo agganciarsi da questo lato e dall'altro lato, che in questo caso c'è il missile support frame o come si chiamava. Quindi ripiazzo di nuovo il computerino qui e il cavo isolato qua. Perfetto, insufficiente elettrici. Quindi adesso significa che non c'è abbastanza corrente, però è connesso perché sennò altrimenti dava il messaggio che dava prima. Adesso volevo un attimo aspettare i 400 per fartelo vedere. Si è bloccato, cosa è successo? Ah, è finita la corrente nella batteria quella grande. Vabbè, fa niente. Comunque, penso che tu abbia capito. Allora. Comunque, grazie mille per il suggerimento, perché magari ho sbagliato io, visto che sto facendo tanti di quegli errori. Qua devo ricollegare la corrente, anche se penso che debba rifare l'impianto. E poi ho scoperto, ragazzi, che quello che non riuscivo a fare, che il generatore di idrogeno a me non funzionava, per il semplice fatto che nella versione che ho io è buggato. Se no, la guida come l'avevo fatto precedentemente era giusta. Infatti ha provato Totten 98 con l'aggiornamento del modpack, basta già un aggiornamento in più e funziona alla grande. Io, come ripeto, per il momento non lo aggiorno. Nel caso in cui dovessi aggiornare il modpack, vi dico esattamente la versione alla quale la porterò e magari vi do anche il download e vi dico anche cosa fare per evitare di perdere le cose, perché adesso io, se aggiorno, come vi dicevo, cosa odiosa, dovrei perdere delle cose. Comunque, non vi preoccupate che per qualsiasi cosa faccio sempre i video. Quindi era funzionante il video per l'Hydrogen Generator. Ora, qua mi ha detto che poi dopo l'impianto lo dovrei rifare o magari lo lascio così attendendo l'aggiornamento. Scendo giù, vi faccio vedere la miniera, non mi ricordo a che punto ve l'avevo lasciata. Ok, scendiamo giù.
Perfetto, allora, qua adesso non mi ricordo se avevo fatto vedere, ma avevo fatto il corridoio centrale, dove già avevo trovato dei diamanti. Poi, questo corridoio, poi dopo ho scoperto alla fine, ma proprio alla fine, che c'è uno zombie canguro qua. Uno zombie canguro, vieni qua. Perfetto, perché saltano. E che... Oh, e qua c'è Mister Stuzzicadenti qua. Oh, che cavolo è? Avete preso per un hotel? Basta chiedere, dovete pure pagare. E dicevo che andando avanti si collegava alla miniera, quella dei primi video. Comunque penso di avervelo già detto. Io mi ero rincoglionito, scusate la parola, perché questo è proprio nervoso, a cercare l'oro quando ce l'avevo sotto casa. Bene, quindi adesso, in memoria dei vecchi tempi, me lo raccolgo. Di quando facevamo i video mentre minavo. Sì, è vero, c'era anche il problema che c'era scuro. Scusatemi, ragazzi. Questo non è oro, ma è zolfo. Infatti, me l'ha data quantità industriali. E serve principalmente per fare gli esplosivi. Qua cosa c'è per terra? Ah, una freccia. E lì c'era il diamante, come vi dicevo. Adesso non posso correre perché mi devo mangiare una bistecconsola. Ero tentato anche, ragazzi, di fare il portale dell'inferno. Però ho deciso di aspettare ancora un pochettino. Anche se sono già abbastanza avanti. Qua, ragazzi, come vedete, altro diamante, quindi diamante a quantità industriali, fortunatamente, e mi sfrego anche un po' le due sfere che Madre Natura mi ha donato e che mi ha messo nelle parti, diciamo, tra le mie due gambe, per segno di scaramanzia, diciamo, mi tocco le mie bileis, perché magari non ne trovo più. E qua, diciamo, vediamo altro diamante, quindi dove sto andando trovo diamante e mi risfrego ancora un pochettino. Perché non basta mai. Sto portando avanti sempre col tunnel bore, qua al lago di lava, e ci schiaffiamo il Kok-Kok. Perfetto. Qua cammina ancora per 7, quindi va bene. Però, come vedete, ragazzi, non si scarica subito il fuel, diciamo, dura abbastanza. Ho notato questo perché ho provato a mettere la carbonella, poi il coal, quindi il carbone, e poi adesso il coal. Quindi il coal coke, quindi ho deciso di mantenere il coal coke. Per metterci direttamente il coal, ho detto, mettiamoci il coal coke. Qua al lago di lava che sto vedendo adesso, ferro, cosa c'è lì? Redstone. E via dicendo. E altro pezzo di miniera, ragazzi, penso che ve lo faccio vedere nella prossima puntata, se no qua ci dilunghiamo, e quindi arriviamo a mezz'ora di video. Adesso non so quanto sto arrivando, lassù c'era del platino, non so se l'avete visto, che prima ero sempre a secco, adesso invece anche qua, sfregandoci un po' le bailettes, e ne sto trovando. Ah, ecco, è una cosa che vi dovevo dire, è che ho mettendo il ferro all'interno del... come cavolo si chiama? Non me lo ricordo. Mettendoci il ferro e cos'è che ci avevo messo? Anche l'oro. Adesso, come vi dico, magari sono io che non me lo ricordavo perché, come son visto che sono tornato dalle vacanze, come vi dicevo nelle scorse puntate, magari c'ho il vuoto di memoria. Però, si chiamava il pulverizzer, Richman Chamber? No, come si chiamava? Crusher? No. Aspetta, dico subito. Ecco, nel Purification Chamber ci ho messo sia il ferro e... No, il ferro però me lo doveva dare. Mi doveva dare tre cose di ferro. Iron. No, ecco, mettendoci il ferro qua nel Purification Chamber me ne sono accorto dopo che me ne dà uno di Iron Clamp. Quindi comunque è come se io faccio tutti quanti questi passaggi per niente. Quindi il ferro conviene metterlo direttamente. Oh, che è? Oh, e finisci di mangiarti le mele, fa rumore tipo di uno che morde la mela. Allora, di metterlo direttamente nella Richman Chamber il ferro, quindi così almeno fa direttamente da uno, ne fa due. Anche se sta cosa qui mi sembrava strana. Oh, ma che cavolo, ma ce l'avete con me oggi? Vieni a casa mia e poi si sdraia per terra. Dicevo, quindi mettiamolo nella Richman Chamber. Mi sembrava strano perché mi ricordavo che ne facesse tre, ma magari, che ne so, un bug. Stessa cosa dell'oro. E comunque dateci un occhio perché non tutti i minerali danno tre. Però quello che vi so dire è che quello che è nell'Enrichment Chamber rimane sempre che duplica diciamo, purifica così tanto i minerali che ne dà due polveri. Allora, mi sono dilungato abbastanza, ragazzi. Volevo salutare a tutti quanti, in particolare Nicola Dorsi, visto che mi ha dato questo suggerimento che, ahimè, però non è servita molto, però come si dice?
Magari in futuro mi sbaglio sul serio e poi dopo, magari grazie a voi, possiamo risolvere il problema. Allora, come al solito, ragazzi, se vi è piaciuto il video, mettete mi piace. Se non vi è piaciuto, non mettete non mi piace. Se volete iscrivervi al canale, sarò felice di avere nuovi iscritti come voi perché siete gentilissimi e mi fa piacere quando commentate sotto i video. E mi scuso per il dilungamento del video e ci vediamo alla prossima puntata con qualcosa di nuovo. Ciao a tutti, ragazzi!